Cari amici di Top Planet, caro Marcello, caro Delio, cari amici selfisti juventinazzi, caro Inter, caro Massimo Moratti, cara Gazzetta dello Sport, care eterne arbitrali, vabbè, forse sto facendo troppi saluti. Ciao da Simone Absim. Niente, abbiamo battuto il Crotone. Si può dire? O dobbiamo dire che il Crotone si è scansato? Beh, direi che il Crotone non si è scansato, come sempre. Nessuno ci regala niente a noi della Juve. A differenza del Bologna e della Fiorentina, il Crotone ha fatto una partita, devo dire, encomiabile dal punto di vista dell'impegno. In 11 dietro la palla, hanno anche provato a fare qualche incursione offensiva, del tutto inoffensiva. E vabbè, comunque l'abbiamo spuntata noi. Siamo stati bravi a fare il giro palla, a cercare le imbucate giuste. Nel primo tempo sarebbe servito un po' di giropalla più veloce, un po' di rapidità in più e qualche verticalizzazione in più. Questo l'abbiamo capito nel secondo tempo, quando abbiamo ingranato la marcia in più. E delizie, delizie di Pjanic quando è entrato. Benissimo però Khedira come regista. Grande rincon, ottima prova anche di Asamoah. Bonucci sempre in crescita. Devo dire che mi è piaciuto molto anche Piazza, che da buon croato è un giocatore molto, molto concreto. E si è destreggiato bene in tutte le posizioni che ha ricoperto. Purtroppo ha avuto pochi spazi, quindi è chiaro che non ha brillato molto, ma gli spazi erano pochi. Si sa, c'è traffico sulla Salerno-Reggio Calabria. E dopo questa pessima battuta, io vi saluto, dico sempre Forza Juve, speriamo di aver archiviato per sempre la più vergognosa pagina di giornalismo calcistico italiano, se giornalismo si può chiamare, cioè il post Juventus-Inter. Andiamo avanti per queste prossime due sfide di campionato e poi iniziamo a sentire l'eco di quella musichetta. Sempre Forza Juve!